Don Pasquale Traulo è il vicario per il clero della diocesi di Cosenza Bisignano. Don Pasquale ha conosciuto Don Antonio Bartucci, ne ha tratto un profilo durante l'omelia di oggi. Don Pasquale, Don Antonio Bartucci, l'uomo, il sacerdote, l'intellettuale. Il cristiano, che è l'uomo che accoglie Gesù nella propria vita e cerca, ecco, con tutte le forze di amarlo e di farlo conoscere. Ecco, come dicevo nell'omelia a San Domenico, si può riassumere, ecco, la sua vita di sacerdote, di uomo prima, di cristiano, ecco, e di uomo oltre che di fede, di grande cultura, come colui che ha messo a disposizione, ecco, del Signore tutte le sue capacità, ecco, con tutti i limiti che, ecco, ci accomunano, ecco, con tutte le capacità che il Signore ci ha donato, ecco, così anche per lui è stato bello per quasi 50 anni servire il Signore, no, nella Chiesa e particolarmente nella Chiesa di Cosenza Bisignano. Per cui a noi è dato, anche raccogliendo quello che dice la Scrittura, lettera agli Ebrei, ricordatevi dei vostri capi i quali vi hanno annunziato la fede, ecco, di ricordarci di quanti, no, anche come sacerdoti, quindi come preposti alla guida di comunità, come pastori nella Chiesa, ecco, hanno saputo, ecco, portarci il Signore, no? Ecco, dopo 2000 anni ancora quella parola vivente che è Gesù, riesce a trovare, ecco, a prodo in tanti cuori grazie al ministero di bravi e valenti sacerdoti come Don Antonio. Sindaco, la giunta comunale ha scelto alla unanimità di intestare una strada al compianto Don Antonio Bartucci. Don Antonio ha lasciato una pesante eredità che non è soltanto una eredità spirituale, ma è anche una eredità prettamente sociale. Ma sì, noi come giunta comunale a luglio 2019 abbiamo voluto fare questo atto deliberativo, è stato, diciamo, un atto di amore nei confronti di un nostro concittadino, di un sacerdote, di un docente, di un educatore, ma soprattutto di una persona che si è battuto nel corso dei suoi anni per dare sempre più sollievo, diciamo, ai più deboli. Quindi abbiamo all'unanimità approvato questa delibera e oggi abbiamo, diciamo, voluto fare solennemente questa iniziativa dopo gli anni della pandemia per, diciamo, far conoscere ancora di più questo nostro concittadino. L'ho già detto nelle due giornate, abbiamo fatto la giornata delle borse di studio. Don Antonio Bartucci, la sua figura va, secondo me, approfondita, va studiata, va, diciamo, scavata nella sua profondità, perché è stato un uomo straordinario, uno studioso davvero di una cultura straordinaria che ha dato tanto e che darà sicuramente tanto rispetto agli studi che ha fatto, a quello che ha fatto nel corso della sua vita. Io voglio, diciamo, dirne una per tutti: il suo impegno per i più deboli, la sua rifondazione della fondazione della piccola casa dei poveri Donna Teresa Nicoletti ne è appunto un esempio. Ha voluto, diciamo, si è speso con forza, con tutte le forze, affinché questo progetto potesse avere vita come appunto ne ha, e quindi siamo davvero orgogliosi di aver compiuto questo atto d'amore nei confronti di questo nostro concittadino, intestando, diciamo, una strada, via, un pezzo di strada già via Cinque Colli, che appunto percorre la piccola casa dei poveri e arriva fino alla sua abitazione dove è nato. Per cui come sindaco, come amministrazione comunale, ci teniamo davvero, diciamo, di aver compiuto questo atto di amore con grande serenità, di rendere merito appunto al nostro illustre concittadino. La professoressa Aurora Bartucci è la sorella di Don Antonio. La sua figura, che in molti non conoscono, che è molto molto interessante, oltre che per quanto riguarda la sua famiglia, molto molto affettuoso. Io avevo un legame molto particolare con mio fratello. Abbiamo fatto insieme tantissimi viaggi, mi conosceva a fondo molto bene e molto spesso era molto scherzoso, ironico, e tante volte amava proprio prendermi in giro sui miei modi di fare. Lui anticipava
le mie mosse, le mie risposte, e scommetteva sempre con le altre sorelle dicendo: adesso vi faccio vedere, dico questa cosa ad Aurora, per esempio, siccome io sono un tipo molto ansiosa, e lui mi diceva, per esempio, adesso vorrei mangiare una cosa particolare, e sparava qualcosa di particolare, per esempio un dolce. Io subito, lui sapeva che io subito dicevo: non ti preoccupare, che vado subito, lo vado a prendere. E quindi diceva alle altre: vi faccio vedere che le dico sta cosa, e lei subito risponde: vado subito a prenderlo. E mi prendeva in giro così. Era, ripeto, un gioco delle parti. Lui sapeva, io sapevo che mi prendeva in giro, e stavamo al gioco. Poi, per esempio, lui era molto bravo a fare le imitazioni di personaggi particolari, anche del paese. Sapeva imitare molto bene. Che posso dire? Non era così, si spogliava di quel atteggiamento serioso, schivo, timido. Era un'altra persona a casa, scherzoso. Io ho pure alcune foto. Certe volte si metteva dei cappelli, oppure si vestiva in modo strano e faceva delle scenette. Era particolare, davvero. Grazie, professoressa, per averci fatto conoscere questo aspetto un po' curioso, ma bello e simpatico di Don Antonio. Sì, era simpaticissimo, davvero. Grazie.